700 anni di storia e 145.000 studenti, la Sapienza è la prima università in Europa e la seconda al mondo dopo il Cairo. Ha raggiunto livelli di eccellenza in campi di ricerca quali l'archeologia, l'ambiente, la terapia cellulare e genetica, le scienze umanistiche e i beni culturali. La Sapienza è la più grande università d'Europa e quindi d'Italia. È una punta di eccellenza, però soprattutto in passato, qualcosa per fortuna sta cambiando, se ne è parlato poco e a sproposito. Ad esempio, quanti sanno che dei grandi scienziati che sono impegnati a Ginevra nel più grande esperimento attuale che sta avvenendo in questo momento, molti sono nostri, cioè sono ricercatori del nostro grandissimo Ateneo. La Sapienza contribuisce allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale. La Sapienza è l'università probabilmente più ricca di docenti di un certo livello, ma anche di contatti con il mondo del lavoro. Questo è fondamentale per uno studente. Diciamo, la Sapienza per me è un veramente motivo di orgoglio, nel senso, quando ne parlo dico io sono una studentessa della Sapienza. Questo però lo dico veramente con cognizione di causa, nel senso che mi assumo le responsabilità di essere una studentessa della Sapienza e ne prendo anche, diciamo, quelli che sono i difetti, nel senso è un'università molto grande, dispersiva. Però è anche vero che io in questa università ho trovato veramente un arricchimento personale, tutta una serie di esperienze che ho fatto qui alla Sapienza probabilmente in un'altra università non sarebbero state possibili. Un'università che ha saputo aggiornarsi nel corso del tempo e che è cambiata per rispondere alle esigenze sempre nuove della società e del mondo del lavoro. Beh, siccome sono entrata tanti anni fa, l'università, anche la Sapienza, è cambiata, ma è cambiata perché è la società che è cambiata, è il ruolo che gioca l'università oggi nell'ambito della nostra società, sia a livello sociale, economico, a livello politico. Ma il fatto che sia cambiata non significa che è cambiato di negativo, direi che si colloca appunto in un contesto diverso. Sapienza, il futuro è passato qui.